Roberto Zoccolan, siamo alla fine del terzo giorno, ormai si stanno spegnendo le luci, la presidenza è vuota, c'è solo Silvio Viale e c'è una direzione interminabile. Qualche commento? Qualche commento, tutti hanno detto che è un congresso difficile, nessun congresso radicale, non è mai stato un congresso facile e forse quest'anno abbiamo una novità che abbiamo un candidato dall'inizio del congresso, cosa che di solito non abbiamo. I candidati vengono presentati alla fine, è una cosa che a me della prassi radicale, venendo anche da io venivo dal Partito Socialista, non capivo molto perché ci dovessero essere queste candidature alla fine di un congresso, perché un candidato va valutato eccetera eccetera. E purtroppo però quest'anno, come è avvenuta una delle candidature prima del congresso, è stata in un modo scandaloso, diciamo, perché ci sono due errori, sia uno formale che sia uno di merito, perché io non ho mai visto che un partito, dalla carta intestata di un partito, viene fatto il nome di un possibile candidato in segretario. E soprattutto mi viene da dire, ma che riunione è stata convocata? Demba Traoré lo sa che è stato fatto questo documento, diciamo, del partito radicale non violento, transazione transpartito? Ma non lo so, non penso, forse si sono riuniti questi che hanno firmato. E con quale strumento statutario, con quale votazione? Visto che siamo sempre a guardare alle regole, stiamo a fare le pulci a tutti i regolamenti. E poi su come andrà questo congresso, il mio intervento, che è stato un intervento molto personale, molto sentito, appunto sento che c'è gente che ha paura di vincerlo questo congresso. E penso che questa paura debba sparire, perché altrimenti non potremo arrivare a una soluzione chiara di quello che è il futuro assetto di Radicali Italiani. Grazie Roberto Zoccolan.